Tecniche dell'oreficeria e metodi di doratura. Le tecniche di lavorazione artistica dei metalli hanno origini remote. Tra i metodi più antichi vi è lo sbalzo, già noto ai Sumeri e agli antichi Egizi, che consiste nel ridurre il metallo a una sottile lamina modellata dal rovescio tramite cesello o battitura a martello. Tra i più celebri esempi di lavorazione a sbalzo si annoverano alcuni reperti funebri della civiltà micenea, tra cui la cosiddetta maschera di Agamennone. Lo sbalzo fu ampiamente utilizzato anche presso i Greci e i Romani. La tecnica della gemina sfrutta invece la potenzialità dell'accostamento cromatico tra metalli diversi, ricavando sulla superficie dell'oggetto spazi in cui vengono applicate lamine in rame, oro o argento. Le popolazioni barbariche praticarono con maestria lo sbalzo, la gemina e la lavorazione a cloisonné, che prevedeva l'incastonatura di pietre preziose, paste vitree o smalto, entro alveoli metallici, detti appunto cloison, creando suggestivi effetti decorativi. Nel Medioevo l'oro venne impiegato anche per impreziosire alcune parti dei dipinti su tavola, su cui i dettagli venivano incisi a punzone o a stilo, e di altri manufatti mediante l'applicazione a guazzo di una sottilissima foglia metallica stesa su un impasto rosso scuro di argilla e chiara d'uovo, il bolo. Se il colore era già stato steso, era invece possibile far aderire la lamina dorata servendosi di un composto detto mordente, rimuovendone poi le parti in eccesso. L'oro poteva essere utilizzato anche in polvere, miscelato a un legante e steso a pennello con il metodo detto a conchiglia, dal recipiente che in antico conteneva il liquido. Gli orafi medievali padroneggiarono anche l'antica pratica del niello, ossia il riempimento di solchi incisi nell'oro o nell'argento con un amalgama metallico nero, una tecnica recuperata nella Firenze del 400 da diversi artisti tra i quali Maso Finiguerra. Nel 1568, Benvenuto Cellini, eccellente scultore e orafo, dedicò un trattato alle tecniche dell'oreficeria, radunando i segreti di tradizioni destinate a tramandarsi anche nei secoli successivi, sino al mondo contemporaneo.